Avviamo questa nuova conferenza nell'ambito della 13ª edizione della Festa di Scienza e Filosofia, presentando subito l'illustrissima relatrice, la professoressa Maria Pia Abbracchio, che ancora una volta onora la festa con la sua presenza. Dal 2002 la professoressa Abbracchio è professore ordinario di farmacologia presso l'Università degli Studi di Milano. Dal 2003 è responsabile del laboratorio di farmacologia molecolare e cellulare della trasmissione purinergica del Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari di Milano. Dal 2018 è prorettore, vicario e membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Milano. È prorettore alla ricerca e innovazione per l'Università degli Studi di Milano. Negli anni, la professoressa Abbracchio ha sviluppato una significativa esperienza sulla fisiopatologia delle cellule gliali, sulle proprietà staminali di queste cellule dopo eventuali danni al sistema nervoso centrale e sulle modalità attraverso le quali esse sono in grado di sviluppare strategie riparative. A questi ambiti di ricerca ha dedicato più di 180 articoli che sono stati pubblicati su riviste internazionali, oltre ad un elevatissimo numero di documenti e monografie che sono stati citati, pensate, per ben più di 16.000 volte. Ha ricevuto vari premi, tra i quali la nomina Commendatore all'Ordine del Merito della Repubblica Italiana, conferitole dal Presidente Giorgio Napolitano nel 2014. Professoressa Abbracchio, benvenuta. Grazie, grazie molte Maria Carla, grazie davvero per questa presentazione così generosa, ringrazio il Festival, la festa che ormai è diventato un appuntamento proprio irrinunciabile per la ricchezza che dà a tutti quelli che lo frequentano, grazie agli organizzatori, grazie a voi per essere qui stasera. Ora, in realtà io oggi non vi parlerò di nulla di tutto quello che Maria Carla così gentilmente ha citato, perché nel corso della mia esperienza come prorettore a ricerca e innovazione e anche vicario dell'Università degli Studi di Milano, un ateneo altamente interdisciplinare, multidisciplinare, ho avuto modo di imparare tantissime cose nuove e soprattutto di lavorare insieme con tutti, non solo con scienziati, farmacologi, biologi, medici delle mie materie, ma anche con i fisici, con i matematici, gli informatici, i giuristi, con tutti quanti. E quindi ho imparato veramente moltissimo su come debba essere una ricerca traslazionale, vale a dire una ricerca che possa dare un frutto quasi immediato, se non in molti casi addirittura immediato e risolutivo, alle grandi sfide che dobbiamo affrontare. E questo mi ha portato a studiare, approfondire e cercare anche di realizzare all'interno del mio programma strategico come prorettore la cosiddetta società della conoscenza, di cui vi voglio parlare oggi perché è un modello di società a cui tutti i paesi progrediti devono e possono aspirare. Allora, innanzitutto, cosa intendiamo per società della conoscenza? La trovate nei testi, anche citata ovviamente come knowledge-based society in inglese. È un modello di società che possiamo ritrovare anche in alcune comunità molto semplici però piccole, che adesso invece si vuole portare questo modello in società molto grandi come le nostre società moderne. È una società nella quale ricerca e innovazione hanno un ruolo fondamentale perché sono il motore della crescita, non solo la crescita culturale come si potrebbe pensare, ma anche una crescita sociale, politica ed economica, perché ricerca e innovazione sono una fonte straordinaria, veramente straordinaria, di ricchezza, ricchezza anche economica. Pensate che, solo per fare un rapido esempio, un solo dollaro investito sul cosiddetto progetto Dulbecco, che era un progetto, ricorderete, la genotipizzazione del genoma umano, quindi la sequenza di geni del genoma umano, un progetto che è stato realizzato agli inizi degli anni 2000, ogni singolo dollaro investito su quel progetto, che era un progetto di ricerca fondamentale,
ha reso nel tempo qualcosa come 250 dollari. Quindi tutto quello che si investe in progresso, in ricerca e innovazione, rende non solo come avanzamento culturale, ma come avanzamento di ricchezza del paese e naturalmente se le politiche poi di quel paese sono idonee per poterlo fare, tutto questo si riversa in applicazioni che rendono migliore la vita di tutti. No, quindi questa è la società integrata a cui tutti i paesi democratici, mi permetto di aggiungere, e l'Europa, devo dire, è un ottimo modello, nonostante tutte le detrazioni, no, che spesso facciamo a noi stessi, all'Italia e anche all'Europa, è un ottimo modello per la realizzazione di questa società. Quindi è una società che fonda la sua competitività buona in senso positivo, in senso di continuo stimolo a migliorarsi, competitività nei confronti sia interna, no? All'interno delle varie parti della società, ma esterna, rivolto verso gli altri mondi, che fonda tutta la sua competitività e la sua crescita sul sapere. Ora però ci vogliono alcune cose perché questa società della conoscenza si possa realizzare, alcuni sine qua non, cioè quindi condizioni essenziali. Allora la prima condizione è che nel paese si svolga ricerca e innovazione di altissima qualità. La ricerca deve essere internazionale, è internazionale, deve essere interdisciplinare, ormai non c'è più nessuno che possa veramente scoprire qualcosa di buono, di utile, di definitivo se non si collabora tutti fra di noi, e questo diventa sempre più necessario ed è per quello che tutti i portatori di interesse si devono sedere intorno allo stesso tavolo con competenze diverse in modo da affrontare un problema e cercare di risolverlo con la ricerca e con le invenzioni, quindi con l'innovazione, tutti insieme fin dall'inizio. Quindi qualità molto molto alta, questa è la condizione. E poi ci deve essere la partecipazione. La partecipazione cosa vuol dire? Vuol dire un pochino quello che dicevo prima del sedersi intorno tutti allo stesso tavolo, no? Ci vogliono attori diversi, che vengano da ambienti diversi, che abbiano background diversi, che si seguono insieme, si confrontano, imparano l'uno dall'altro. Quello che si può fare così è davvero straordinario, ormai non lo si può più fare da soli, soprattutto grazie alla grandissima, o a causa della grandissima diversificazione della conoscenza. No? Quindi la conoscenza è aumentata enormemente. Solo per darvi anche in qui un solo esempio, un solo numero, pensate che ormai in un unico anno noi accumuliamo talmente tanti altri dati nuovi, anche adesso soprattutto sotto forma di dati informatici che vanno nelle banche dati, per cui ogni anno duplichiamo quintuplichiamo tutto il patrimonio di conoscenza noto dall'inizio dell'umanità fino agli anni 2000. Quindi questo per darvi un'idea della grandezza di dati, torneremo su questo, con cui noi abbiamo a che fare. Ecco perché nessuno è un tuttologo, come tuttologo non faremmo niente, e quindi è necessario che tutti ci parliamo fra di noi e che includiamo in questa discussione anche tutte le diversità, considerando la diversità una ricchezza e non una detrazione, no, dall'essere umano. Quindi tutte le persone con diverse culture possono fornire nel disegno, no, della ricerca e dell'innovazione, quindi nel disegno di questa società, possono dare un loro contributo originale. E poi quindi diversità, libertà. La libertà perché? Perché la ricerca e l'innovazione non potranno mai trasformarsi in prodotti sociali se non c'è la libertà di espressione, che è alla base di tutto. Quindi c'è un legame strettissimo, su cui tornerò fra un momento, fra la democrazia, la scienza e la libertà. E poi l'istruzione. Ovviamente la prima condizione è l'istruzione, l'accesso all'istruzione, sia l'istruzione primaria, ma poi la secondaria, l'istruzione universitaria, ciascuno secondo il proprio talento, e
poi continuo aggiornamento, no? Quindi continuare a leggere, studiare, informarsi. Il lifelong learning, come ormai viene chiamato, no? Quindi la necessità di mantenere una mente flessibile che ci permetta continuamente di aggiornare le nostre conoscenze. Ecco, l'accesso equo all'informazione, ecco, questo è un altro aspetto che ha a che vedere anche questo con l'istruzione, perché accesso equo all'informazione vuol dire che tutti e tutte, sulla base dei loro talenti e delle loro capacità, come dice la nostra Costituzione, devono poter accedere all'istruzione e in generale alla conoscenza fino ai livelli più grandi, più elevati della conoscenza, indipendentemente dalla loro capacità sociale, economica, no? Quindi questo è un altro concetto che pure è scritto nella nostra Costituzione, che è un concetto bellissimo, estremamente moderno, tanto è vero che la nostra Costituzione, pur essendo stata emanata nel dicembre del 47, continua a essere un faro non solo per noi, ma anche per tutte le altre costituzioni più moderne che sono per esempio state redatte poi negli anni successivi in Europa. Quindi accesso equo all'informazione perché tutti possano capire, comprendere, interpretare sulla base delle loro conoscenze e poi dare il loro contributo. Se non diamo ad una persona la possibilità di studiare, quindi il diritto allo studio rientra alla grande, no? In questi elementi essenziali, non potremo mai avere una società della conoscenza, dove tutte le persone sono informate, sono responsabili e decidono in maniera critica quello che vogliono fare su tutti i livelli, a livello delle decisioni più semplici, dall'acquisto di qualcosa fino, no, ai livelli più alti delle politiche a cui possono partecipare. Si parla infatti moltissimo in questi anni anche di democrazia partecipata proprio per questo motivo. Ecco, naturalmente cosa succede? Che per realizzare tutto questo, no, ci vogliono infrastrutture, ci vogliono le infrastrutture delle scuole per esempio, ci vogliono le infrastrutture della ricerca, quindi le grandi piattaforme tecnologiche, i grandi laboratori. Cosa ci vuole? Ci vogliono investimenti, investimenti degli stati e dei governi, investimenti che però devono andare molto oltre la logistica della politica locale, che in genere, no, vuole risultati nell'arco di pochissimi anni. Perché? Perché chi diciamo fa politica normalmente, proprio per ottenere il voto la prossima volta, punta su obiettivi che sono in genere molto brevi, no? Da poterli raggiungere in fretta e poter poi quindi chiedere, no, avere un credito da spendere con i suoi elettori. Ecco, per realizzare questa società, e poi vi spiego perché è così importante realizzarla, non basta questo. Ci vogliono investimenti costanti a lungo termine, ci vogliono per esempio all'interno dei paesi, alcuni paesi ce li hanno già, delle agenzie per la ricerca e l'innovazione che abbiano un programma pluriennale che portano avanti al di là dei governi, programmi che naturalmente possono essere costantemente aggiornati, ma che consentono di guardare al di là dell'investimento, no, di pochi mesi o pochi anni. E poi un'altra cosa importantissima, senza la quale non si può pensare ad una società della conoscenza, sono le partnership pubblico-private, cioè bisogna lavorare insieme, non ci devono più essere gli atenei chiusi, arroccati, no, come l'unico luogo dove c'è saggezza, c'è sapere, non ci devono essere le aziende separate, ma aziende, le aziende hanno spessissimo un patrimonio culturale straordinario da poter scambiare con le università, aziende e università devono lavorare insieme secondo partenariati globali per quello che noi chiamiamo oggi uno sviluppo sostenibile, cioè che si possa veramente realizzare, sostenibile purtroppo è una parola anche molto abusata, ma avete capito, no, quale sia, qual è lo scopo. Ora, uno spot molto veloce sul legame organico, proprio strutturale, che esiste fra educazione e democrazia, perché ho tanto insistito sull'istruzione, sull'accesso equo all'istruzione e ho detto che questo è legato fortemente alla libertà e alla democrazia di un paese. Perché
L'educazione è l'unico modo per rendere una persona consapevole, per la cosiddetta autodeterminazione della persona, per conferire e permettere a quella persona di sviluppare una capacità critica che le permetterà poi di essere un cittadino o una cittadina completa, no? Ecco perché non è affatto un caso, potremmo fare un'altra conferenza anche su questo, c'è un legame molto stretto fra i cosiddetti regimi autoritari e il gender apartheid. L'abbiamo visto con l'Afghanistan, qua vedete riportati, no, alcuni spot, o anche con l'Iran più recentemente, quando gli Stati Uniti se ne sono andati dall'Afghanistan, era estate, vi ricorderete, era nel 21, era agosto, i bambini erano a casa in vacanza. Ora a settembre si sono riaperte le scuole, ma sono stati rimandati a scuola soltanto i maschietti. Le bambine, con la scusa, perché molto spesso quello che fa un regime autoritario è mascherare un'azione che vuole essere repressiva sotto forma invece di un'azione protettiva, alle bambine e ai genitori delle bambine è stato detto no, le bambine no, perché sono più fragili, già questo è un concetto che potremmo discutere a lungo, sono più fragili, il paese è in subbuglio, meglio tenerle tranquille a casa, le rimanderemo a scuola più avanti. Sono passati ormai quanti? 3 anni. Le bambine non sono mai tornate a scuola. Qua vedete, no, alcuni manifesti in cui anche delle attiviste hanno detto molto chiaramente, diciamo chiaramente quello che sta succedendo in Afghanistan, anche quello che parzialmente è successo in Iran con la rivoluzione del settembre del 22, sono regimi di gender apartheid, in cui c'è una segregazione delle bambine. Qua vedete un altro manifesto, no, 300 giorni da quando i talebani hanno chiuso le scuole, perché non solo le bambine non sono tornate a scuola, ma sono state chiuse progressivamente, prima le scuole secondarie, poi le scuole medie e poi le scuole primarie. Oggi pochissime bambine hanno l'occasione di andare a scuola fino a 8 anni di età, molte non ci vanno proprio, tanto è vero che quando vedete un altro di UNESCO, un altro manifesto, non sarò un dottore, dice una bambina, e poi un giorno, prima o poi, tu sarai malato e io non ti potrò curare. Quindi repressione e segregazione e restrizione dell'accesso all'istruzione, dell'equo accesso all'istruzione, è la prima manovra di un regime autoritario. Perché questo? Perché questo, ovviamente, come potete facilmente comprendere, consente di controllare molto meglio le menti delle persone e soprattutto le menti delle bambine, che così crescono senza il concetto di autodeterminazione e senza istruzione. Senza istruzione, ovviamente, come sapete, non si può andare più da nessuna parte. Ora, mi riallaccio anche a un problema, no? Questo, ovviamente, la repressione che avviene in molti paesi al di fuori dell'Europa espone anche l'Europa ad un fenomeno che è particolarmente significativo per il congresso, no? Per questa iniziativa di quest'anno di Foligno, che è dedicato, no, alla culla, al Mediterraneo come culla senz'altro dell'umanità e della cultura, ma poi adesso in questo momento una culla di movimenti geopolitici, di accadimenti e anche di migrazioni, no, conseguenti questi accadimenti, di persone che giustamente vogliono, si rivolgono all'Europa per avere uno stile di vita migliore, prima di tutto un'istruzione. Non abbiamo il tempo adesso di andare, diciamo, nel dettaglio di questo argomento, questo è solo per sottolineare come sta anche cambiando la mappa delle migrazioni, la mappa di tutte quelle persone che desiderano aspirare ad un futuro migliore. Proprio oggi va detto, per fortuna, che il Parlamento europeo ha approvato una nuova legge, una nuova, diciamo un pezzo di legge, perché c'erano già alcuni emendamenti, alcune leggi già disponibili, che regolamenta le migrazioni e invita alla solidarietà e invita anche all'obbligo di coassistenza fra paesi europei nei confronti di quei paesi europei che sono
proprio per la loro collocazione geografica, come l'Italia, no, proprio nel centro del Mediterraneo, sono il bersaglio primario di queste migrazioni, di questa voglia di vita e di miglioramento. Senza contare che quando si parla di migrazioni molto spesso non si considera che le migrazioni, se ben regolamentate, sono per noi paesi, con una così bassa natalità e con una così alto aumento delle persone anziane, sono un'occasione straordinaria per avere nuovi cittadini liberi ed europei che contribuiscono alla nostra crescita. Ora, la crescita, giusto appunto, voi sapete benissimo che esistono 17 obiettivi sostenibili di crescita che sono stati emanati già diversi anni fa da UNESCO, confermati dalle Nazioni Unite, condivisi e promossi dalla Commissione Europea. Molti di questi sono problemi che possiamo risolvere con la società della conoscenza, alcuni li abbiamo già nominati, non andiamo nel dettaglio di tutti, ma per esempio limitazione della povertà, le nuove forme di povertà che derivano, che stiamo sperimentando noi stessi giornalmente, per esempio l'accesso alle cure che a causa della privatizzazione delle cure, degli ospedali, la mancanza della territorialità della cura assistenziale, ci sta portando ad una nuova forma di povertà, una forma di povertà che vediamo anche nel nostro paese, che si manifesta come rinuncia delle persone che non possono accedere alle cure, a curarsi e quindi agli esami diagnostici, e quindi che una sorta di condanna, autocondanna poi ad ammalarsi. Poi naturalmente fra le varie sfide, alcune le abbiamo già nominate, la qualità dell'educazione, un accesso al cibo e all'acqua per tutti. Quando parliamo di accesso al cibo e all'acqua per tutti, non dobbiamo pensare soltanto, no, ai pozzi che vanno costruiti per esempio in Africa o nei paesi cosiddetti sottosviluppati del terzo mondo. L'accesso all'acqua pulita e al cibo sostenibile è un problema che stiamo affrontando anche noi nei nostri paesi e che dobbiamo, questo accesso, renderlo anche questo equo e sostenibile proprio attraverso la società della conoscenza. Ora, abbiamo detto, no? Per realizzare questa società della conoscenza, e poi qua finalmente vi farò qualche esempio di approccio da società della conoscenza, bisogna condividere l'informazione. L'informazione è vitale, l'informazione è libertà, l'informazione, tutti lo sappiamo, è potere. Sapere le cose, saperle prima degli altri, è un grandissimo potere. Tanto è vero che molto spesso, lo vediamo quotidianamente, anche a volte nelle organizzazioni, no? Per fortuna molte cose sono cambiate, stanno cambiando, ma molto spesso l'informazione non viene condivisa perché è una forma di potere che si vuole mantenere nelle mani di poche persone, no? E invece la società della conoscenza richiede, per poter essere realizzata, quindi per poter dare dei risultati immediati, che la conoscenza sia condivisa con tutti quelli che naturalmente in molti casi condivisa con gli addetti ai lavori, no? Perché magari quello che è un'informazione contenuta in una banca dati, per esempio un'informazione, facciamo subito l'esempio a cui poi arriverò, quello dei vaccini per il Covid, no? L'informazione della sequenza del virus da combattere è un'informazione che ovviamente è accessibile agli addetti ai lavori, cioè tutti possono accederci, ma pochi ci capiscono così tanto, no, da poterla usare. E questo naturalmente è tutto proporzionale, perché allo stesso modo, no, ci sono tante informazioni che ad un biologo molecolare non dicono nulla, no? Quindi l'informazione deve essere aperta. Ecco perché parliamo di open science and open data, dati aperti, che è un concetto che è stato definito ormai tantissimi anni
anni fa sia dall'UNESCO che dalla Commissione Europea. Cosa intendiamo per dati aperti e scienza aperta? Intendiamo la possibilità che i dati che noi produciamo e quella quantità enorme di dati di cui vi parlavo, che viene prodotto ogni anno, venga messa in banche dati il più possibile pubbliche e non segregate da privati, no? Banche dati dove io, se sono se ho l'autorizzazione ad entrare, nel senso se sono un operatore adeguato ad entrare in quella banca dati, posso entrare per condividere quell'informazione e poterla usare per trasformarla in un prodotto buono per tutti, no? Voi ricorderete sicuramente il caso di Ilaria Capua, ormai credo più di 15 anni fa. Ilaria Capua, grande virologa che adesso sta a Miami, all'Università della Florida, se ricordo bene, rese pubblica l'informazione, la sequenza genica di un nuovo agente patogeno. Perché? Perché si rifiutava di brevettarla. Infatti poi sono arrivate delle leggi che hanno regolamentato anche, no, la capacità di brevettazione dei geni, cioè quindi i geni sono parte di noi stessi e quindi sono proprietà di tutti, sono patrimonio dell'umanità. Ecco, lei fu la prima a sollevare questo problema, questo caso, e a dire no, io ho scoperto questo nuovo agente patogeno, non mi rifiuto di brevettarlo, lo metto questa sequenza a disposizione di tutti in modo che tutti i colleghi la vedano questa sequenza e ci possano lavorare, no? Quindi queste informazioni che sono cruciali per tutti gli altri portatori di interesse che devono lavorarci devono essere aperte, accessibili e reusable. La Commissione Europea ha adottato un acronimo molto interessante, FAIR Data. FAIR vuol dire bello, e che il FAIR, le lettere di FAIR, stanno per findable, vale a dire trovabile, che io lo posso trovare nelle banche dati, accessible, accessibile, interoperabile, perché questo è un problema, no? Che i dati devono essere interoperabili perché tutti li possono utilizzare, non è che poi ognuno, ogni azienda, ogni università mette in queste banche dati i dati come vuole lei, con un codice solo suo, così nessuno ci capisce niente, no? Interoperabili vuol dire che ci dobbiamo mettere tutti d'accordo, se vogliamo usare tutta questa grande ricchezza di dati, dobbiamo metterli dentro nello stesso modo, no? Quindi ci sono delle modalità che si chiamano armonizzazione dei dati, che è il compito proprio degli informatici, provvedere a questa armonizzazione, e poi i dati devono essere reusable, riusabili. E poi c'è un altro slogan che gli addetti al lavoro conoscono molto bene, che vuol dire, as open as possible, as closed as necessary, aperto il più possibile, chiuso quando necessario, la cosiddetta AT-FAIR. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che ovviamente ci sono anche dei dati sensibili, no? Che io devo proteggere per un certo periodo di tempo, e questo per esempio riguarda i brevetti. Perché li devo proteggere? Perché se io non proteggessi questi dati, quel dato non sarebbe, come dicono, no, gli addetti ai lavori, profitable, non sarebbe sfruttabile. Se un dato non è sfruttabile, non può mai generare ricchezza. Ecco perché non brevettare alcuni dati vuol dire letteralmente perderli, perché nessuno poi investirà soldi se non avrà un minimo di ritorno, no, da questo investimento. Ecco perché oggi stiamo insegnando anche ai nostri ragazzi che lavorano in laboratorio e che giustamente hanno l'ambizione di pubblicare in fretta su Nature o Science o sulle belle riviste, gli insegniamo, attenzione, prima brevetti. Tanto ci vogliono solo 40 giorni, no? Un mese, 40 giorni per brevettare. Mandi via il tuo brevetto, il brevetto rimane segretato per un certo periodo di tempo e poi verrà svelato a tutti, no? Perché viene segretato? Perché ovviamente chi l'ha brevettato ha fatto un investimento su quel brevetto e quindi deve poter avere un pochino di tempo per cominciare a svilupparlo il brevetto, per prima di renderlo disponibile e anche acquisibile con licenza, con partnership da parte di altri. Ora, se noi
operiamo così, no? Proteggendo quello che possiamo e che dobbiamo proteggere, per poi svelarlo non appena sarà possibile, e condividiamo fin dall'inizio. Possiamo anche condividere il dato secretato anche fra enti pubblici e privati, fra soggetti diversi, fra due soggetti privati, fra due soggetti pubblici, con degli accordi, no? Degli accordi proprio di collaborazione che si possono fare tranquillamente, che ci permettono di non inficiare la novità di quel dato, ma al tempo stesso, e di proteggerlo, ma intanto di cominciare a lavorare insieme, no? Ecco, perché è così importante questo? Perché è importante condividere il dato? Perché è importante proteggerlo e fare le partnership? Perché questo accelera moltissimo i tempi. Un esempio, l'ho già anticipato, i vaccini anti-Covid. Adesso ho una diapositiva in cui vi faccio vedere esattamente cosa è successo durante la pandemia, in cui siamo riusciti a produrre un vaccino, più vaccini in realtà, come avete visto, con un meccanismo anche competitivo e di quella competizione buona che rende gli attori più consapevoli di quello che sta succedendo e li spinge a fare sempre meglio, no? Quindi questa è una competizione buona che vogliamo, perché? Perché renderà il prodotto finale migliore. Ma i vaccini sono solo uno degli esempi, perché si pensa, e sono già in corso degli esperimenti in questo senso, che usando questa modalità tipica della società della conoscenza, noi saremo in grado anche di rispondere ad altre sfide globali che ci dobbiamo affrontare, come per esempio la produzione sostenibile del cibo. Cosa vuol dire sostenibile? Vuol dire, per esempio, non andare avanti ad inquinare l'ambiente, il territorio con gli allevamenti intensivi che, oltre a non essere molto spesso etici, hanno anche dei grandissimi problemi relativamente alla produzione di scorie, di inquinanti e cose di questo tipo, no? Quindi la produzione sostenibile del cibo, cibo per tutti. Cibo giusto per tutti. Abbiamo visto un filmato proprio sull'alimentazione, no? Giusto per fare un esempio degli allevamenti intensivi, la carne non sempre fa così bene, quindi mangiamola assolutamente sì, però tutti ormai i dietistici dicono che la dobbiamo mangiare nella quantità corretta, no? Senza esagerare, perché altrimenti può anche farci male. Ecco, quindi produzione sostenibile di cibo valido nutrizionalmente, di cibo per tutti. Combattere i cambiamenti climatici, anche questa è una cosa che non si può fare da soli, ma ormai si deve fare e dobbiamo farla subito, finché siamo ancora in tempo, mettendoci tutti assieme, il climatologo, l'informatico, lo scienziato, l'agronomo, cioè tutti, il geologo che si occupa ovviamente, no, dei problemi idrogeologici conseguenti ai cambiamenti climatici. Ecco, tutti insieme, non possiamo più far niente da soli, dobbiamo farlo insieme, mettendo tutte le nostre forze, unendo tutte le nostre forze, come pure anche la ricerca, per esempio, di nuove fonti di energia rinnovabili, su cui sapete c'è un grandissimo lavoro. Ora, questo è l'esempio che mi piace sempre molto fare, anche perché è un esempio che tutti conoscono, è quello della produzione dei vaccini. Ora, vaccini per il Covid, siamo nel 2020, quando inizia la pandemia. In pochissimi giorni viene sequenziato questo nuovo virus proveniente da Wuhan, e la cosa bella è che chi fa scienza, chi viene dalla ricerca, e io vengo, come avete sentito, dalla ricerca, sa che la prima cosa che ha voglia di fare quando è una nuova scoperta è condividerla con i colleghi, per confrontarsi con i colleghi, per capire se ha sbagliato qualcosa, se quanto è importante, per avere il feedback dell'altro collega che mi dice: no, guarda, è una stupidata quello che hai detto, che hai fatto, no, guarda, è una cosa molto importante, anzi, ti aiuto anch'io perché ho una competenza che tu non hai, no? La cosa meravigliosa è che, al di là di tutto quello che in quel momento dicevano i vari governi, cinese e tutti gli altri paesi che cercavano anche un pochino, vi ricordate, di secretare le notizie, ecco invece cosa fanno i ricercatori di Wuhan, i cinesi,
comunicano immediatamente la sequenza virale ai loro colleghi della costa est degli Stati Uniti, all'MIT, quindi al Massachusetts Institute of Technology, dove molti di questi cinesi avevano lavorato, e quindi la sequenza resa disponibile a tutti i genetisti e biologi molecolari di queste grandi istituzioni e poi immediatamente sparsa, sapete che poi l'abbiamo riclonata subito in Italia noi siamo stati i secondi, no? Oltre a quelli di Wuhan, a clonare allo Spallanzani di Roma e anche all'Università degli Studi di Milano, al Sacco, all'Ospedale Sacco di Milano, a clonare questa sequenza. Cosa vuol dire clonarla? Vuol dire descriverla, perché solo se io la descrivo e so come è fatta posso iniziare a lavorare per neutralizzarla, no? E quindi per fare farmaci contro questo nuovo agente patogeno o vaccini. Quindi è stato immediato, no, questa cosa. Da febbraio del 2020 la sequenza viene resa disponibile, viene messa online, quindi tutti gli informatici possono modellarla, possono studiarla, possono disegnare sulla sequenza sia farmaci nuovi, che infatti oppure ancora più veloce, riposizionare, come diciamo noi in gergo, dei farmaci già esistenti, vedendo se vanno ad agire anche loro, no, su questa nuova sequenza, e disegnare il vaccino. E poi il vaccino va prodotto. Vi ricorderete il grande problema che abbiamo avuto: non c'era il sito di produzione, si è cercato ovunque, si è cercato in Europa, dappertutto, si sono adattati i siti che c'erano. Ecco, in quel momento noi abbiamo visto una cosa straordinaria. Forse per la prima volta da quando esiste, viene riconosciuta e viene fatta la ricerca a livello internazionale, abbiamo visto tutti veramente collaborare fra di loro. Tutti, intendo dire le accademie, i ricercatori di base, i ricercatori applicati, le industrie farmaceutiche, gli enti regolatori, perché poi un vaccino, una volta che è stato disegnato, deve prima di tutto fare le prove di sicurezza, e lì ci vogliono i clinici che lavorano prima sugli animali, poi sul volontario sano, eccetera eccetera, e poi ci vogliono gli enti regolatori che presentano, nel caso nostro, noi siamo in Europa, all'EMA, all'Agenzia dei Medicinali Europea, la proposta di immissione in commercio, no? Tutto questo normalmente richiede dai 4 agli 8 anni. Infatti vi ricordate quanto eravamo disperati, no? All'inizio. Ecco, io l'ho vissuta all'interno della mia università, lavorando 12, 15, 18 ore al giorno da casa, al computer, con tutti i ricercatori che mi chiamavano, e ognuno voleva fare la sua parte. E c'era il chimico, c'era il fisico, c'era il biologo, tutti mi chiedevano con chi mettersi in contatto, perché dovevamo fare tutto, non solo i vaccini, non solo i farmaci, ma anche i kit diagnostici, perché nessuno sapeva neanche fare le diagnosi, no? Ecco, da febbraio del 2020, aggiungendo anche la sperimentazione obbligatoria sui volontari sani, siamo arrivati a dicembre dello stesso anno ad avere i primi vaccini e a cominciare a vaccinare le persone. Questo è stato l'unico esempio. L'EMA, l'Agenzia Europea, ma la stessa AIFA, la nostra agenzia romana, cioè quella italiana, hanno dimostrato che quando vogliono, in 15 giorni possono approvare tutto, no? È chiaro che eravamo in condizioni straordinarie, eccezionali, straordinarie nel senso negativo di questo termine. Migliaia di persone ogni giorno morivano, e quindi tante cose sono state accantonate, ci si è concentrati su questa, ma è la dimostrazione che quando si vuole si può fare, e quindi questo è un esempio assolutamente da tenere a mente e da ripercorrere in maniera più normale per vincere, no, tutte le sfide che ci aspettano. Ora abbiamo detto condivisione dei dati, no? La condivisione dei dati, abbiamo parlato per esempio della condivisione della sequenza genica, ecco, quella non è, come dicevamo, soggetta a brevettazione, ma moltissimi dei dati con cui noi lavoriamo tutti i giorni sono dati cosiddetti sensibili, no? Dati che, diciamo,
molto spesso non vogliamo condividere. Non vogliamo condividere perché, allora, quando si parla di condividere i dati, tutto il PNRR, il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, che voi sapete, no? Il piano di ripresa dopo la pandemia, l'Italia, sapete, ha preso in prestito dalla Commissione Europea moltissimi, no? Miliardi di euro per poter ripartire, fare tutte le riforme strutturali e quindi far ripartire il paese. Siamo stati insieme con la Spagna i due paesi europei che hanno ottenuto, chiesto ed ottenuto di più, in parte a fondo perduto, per cui non lo dovremo ridare, ma in parte, come ben sapete, anche da restituire, no? Quindi questo PNRR, in cui siamo nel pieno, perché tempo un anno e mezzo finisce, deve funzionare, no? Questo PNRR richiedeva che i dati venissero condivisi e lì si è visto, no? Com'è in realtà, al di fuori di una situazione di emergenza straordinaria, l'attitudine dei vari enti, delle varie persone, dei vari organi, che è quella di sì, il tuo dato lo voglio vedere, fammi vedere il tuo dato, però io il mio, insomma, faccio un po' fatica a condividerlo, no? Perché? Perché c'è un rischio nella condivisione dei dati, e il rischio è quello, per esempio, che il dato, come molti pensano, ti venga rubato, no? Quindi che gli altri se ne avvantaggino in maniera competitiva prima che tu lo possa sfruttare. Ebbene, questo è un rischio da correre e da arginare con accordi ben precisi che tutelino le parti che, diciamo, mettono in condivisione questi dati. Quindi dobbiamo sviluppare quella che chiamiamo una data governance, cioè il governo di questi dati, quindi stabilire con che regole i vari enti pubblici e privati se li devono scambiare, come pure dobbiamo regolamentare molto bene la sovranità dei dati, cioè di chi sono questi dati, no? In modo tale che tutti quelli che condividono i dati abbiano un ROI, il Return of Interest, che è la tipica cosa che permette a tutti di lavorare insieme, no? Il ritorno di interesse è il modello, diciamo, più comune di partnership pubblico-pubblico, pubblico-privata, privato-privato, in cui tutti devono avere un interesse a mettere insieme qualche cosa, condividere qualcosa, cautelandosi con degli accordi e investendo, se volete, anche in sovrastrutture che permettano diciamo, a questi dati di non essere infiltrati e rubati da malintenzionati, perché voi sapete benissimo, no, che esiste anche un problema di cyber security, di sicurezza del dato, non di sicurezza nello scambio regolamentato, ma di sicurezza perché lo devo mettere in una banca dati che non venga poi, come si dice in gergo, bucata da qualche malintenzionato, no? Quindi c'è da investire per rendere le nostre banche dati sicure, ma bisogna imparare a condividere grazie ad accordi. Tanto è vero che sapete anche che il Parlamento europeo ha emanato per primo al mondo, quindi in questo l'Europa è stata veramente, sta tracciando una strada, ha emanato il primo Digital Act, no? Quindi i primi documenti, in realtà non è uno ma sono tre, che da gennaio ad adesso sono entrati in vigore, regolamentano proprio lo scambio di dati, no? E anche regolamentano quello che è permesso o che non è permesso mettere in condivisione o mettere, per esempio, online nelle banche dati pubbliche, a iniziare dai dati personali, no? Delle persone. E non a caso la Commissione Europea in questa emanazione, no? E ne farà altri 20 di decreti legislativi da qui ai prossimi anni, ha raccomandato il data altruism, cioè l'altruismo dei dati, cioè cercare delle modalità per, diciamo, spingere alla condivisione dei dati, perché tutti abbiano una convenienza dal condividere i dati, perché se non li condividiamo, ragazzi, tutti i grandi vantaggi che possiamo avere, e qua ve ne mostro alcuni, dalla condivisione dei dati non ce l'avremo mai. Ora,
quando si parla di big data, di condivisione di dati, di intelligenza artificiale, no? Ormai siamo sopraffatti, no? Dalle notizie sull'artificial intelligence. Cosa pensiamo? Tutti pensano a qualcosa, no? Che ormai è in realtà la cosiddetta telemedicina, no? Cos'è la telemedicina? È che io munisco il mio paziente o il volontario o anche la persona sana, che però potrebbe ammalarsi, di sensori che si porta addosso, che, oppure di sensori in una casa domotica, no? Nella cosiddetta casa smart, che rileva temperatura del corpo, battito cardiaco, respirazione, pressione, eccetera, eccetera, perifericamente e trasmette centralmente, no? Quindi io non devo più andare all'ambulatorio, all'ospedale per farmi rilevare i miei dati o per monitorare, per esempio, come sta andando la mia terapia, sto prendendo un antipertensivo, tutti i giorni mi dovrei controllare, ma non vado più in farmacia, non vado più in ospedale, no? Questo è un esempio fra i più banali, ma siamo arrivati molto, molto più in là. Ma il mio dato viene mandato, no? A questa sorta di casa centrale dei dati che viene monitorata, e quando c'è appena qualcosa che non va, scatta subito un'allerta e quindi il medico può analizzare i dati, può intervenire, no? Quindi questo ormai è realtà, non è più fantasia, ma stiamo andando ben oltre, perché stiamo andando verso il digital avatar, la medicina decentralizzata, il cosiddetto metaverso in sanità. Cosa vuol dire? Vuol dire che ognuno di noi, se noi accettiamo, no? Quindi firmiamo un consenso informato, di essere monitorati e di trasmettere tutti i dati che ci riguardano, che riguardano tutte le nostre parti del corpo, in un diciamo reservoir, in una banca dati riservata, per creare il nostro digital avatar, cioè il nostro avatar digitale, il nostro se stesso digitale. Questo che grande vantaggio darà? Darà un vantaggio personale, perché il medico che guarda la mia situazione immediatamente vede la mia intera situazione in una maniera molto olistica, non guarda solo la pressione, ma vede tutto quello che sta succedendo nel mio organismo, che è successo nel mio organismo dai dati che sono stati archiviati, no? E quindi può capire, fare diagnosi più velocemente, può curarmi molto meglio. Ma non solo, il fatto di avere tutti questi digital avatar permette, con l'intelligenza artificiale e con le banche dati, di confrontare tutti i soggetti fra di loro. Se io confronto migliaia e migliaia di soggetti, posso identificare le sottopopolazioni di soggetti. Voi sapete bene che la stessa malattia non si manifesta nello stesso modo in tutti i pazienti, ognuno di noi ha il suo tipo di malattia. Sapete anche che i farmaci non sono ugualmente efficaci da un soggetto all'altro, ognuno di noi ha la sua sensibilità ai farmaci. Ora, questo, mettere assieme migliaia e migliaia di dati, permette agli operatori di dividere la popolazione in sottopopolazioni e fare quella che noi oggi chiamiamo la terapia personalizzata o la medicina di precisione. È stato calcolato che se noi riusciamo a fare queste cose, che adesso vengono sviluppate con l'intelligenza artificiale, noi risparmieremo fino al 60% della spesa sanitaria, sia perché fino al 60% vuol dire che ridurremo al 40% la spesa sanitaria. E questo permetterà di ridurre le ospedalizzazioni e di curare meglio. Ora salto questi, che magari vi lascio come, anche come diapositive a disposizione. Mi richiamo un attimo, faccio alcuni piccoli richiami a quanto già detto sul PNRR, cioè quindi il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che dovrebbe vincere, no, tutte queste sfide, e che per il quale, per il successo del quale è cruciale la condivisione dei dati, in modo che tutti gli informatici possano analizzarli e noi possiamo analizzarli, noi chimico, biologo, ma anche umanista, perché per l'analisi dei dati c'è bisogno di algoritmi, e gli algoritmi vanno scritti.
diritti dai informatici insieme con i singoli esperti e gli umanisti, i neuroscienziati, i filosofi, sono importantissime per una scrittura adeguata, inclusiva e concreta di questi dati. Pensate che se noi scriviamo, sbagliamo a scrivere un algoritmo, creiamo delle disparità sociali gravissime. Unico esempio, LinkedIn e Amazon avevano messo sui loro siti la casellina "lavora con noi", dove c'era un algoritmo, no, con determinate domande che ti guidava a pagine via via successive. Cosa è successo? È successo che dopo un po' di tempo gli stessi operatori di LinkedIn e di Amazon si sono accorti che questi algoritmi discriminavano le persone, perché erano stati scritti solo da bianchi maschi. Ora, questi maschi bianchi non avevano intenzione di discriminare, ma hanno disegnato semplicemente l'algoritmo sulla base delle loro necessità, quindi involontariamente escludendo minorities, gender differences o altri stati sociali o anche altre etnie che non fossero bianche. Quindi questo ci dice che gli algoritmi sono cruciali, l'analisi dei dati è cruciale per il progresso e che tutto va fatto insieme. Allora, ecco, voglio chiudere semplicemente facendo un esempio, no? Da dove incominciamo a fare queste partnership, a fare questa condivisione che è molto bella ma è anche molto difficile, e anche a vincere questa mentalità, no? Questo atteggiamento restio verso la condivisione dei dati, verso il lavorare insieme. Come facciamo? Nell'ambito del PNRR stesso, il nostro Ministero, il MUR, il Ministero Università e Ricerca, ha emanato diversi strumenti, tutti strumenti basati su partnership pubblico-private, i cosiddetti diciamo ecosistemi dell'innovazione, sono grandi aggregazioni locali di enti, università, aziende, a volte 18, 20, 25 enti che stanno lavorando insieme per realizzare i loro obiettivi del PNRR. Ma il Ministero si è anche preoccupato di formare queste persone che dovranno lavorare nel futuro in questo modo, no? E come le facciamo a formare? Non le possiamo più formare solo accademicamente, con corsi classici all'interno delle università, ma dobbiamo inventarci degli strumenti nuovi. Uno di questi strumenti, che per esempio noi stiamo applicando all'interno della nostra università, è il dottorato industriale, un dottorato in cui c'è un progetto comune che viene disegnato a tavolino da un'azienda che ha una determinata necessità di formazione e gli esperti all'interno di quell'ateneo, di quell'università, che potrebbero rispondere a questa necessità di formazione. Il dottorando che vincerà questo progetto avrà due tutor, non più uno come si fa normalmente, ne avrà uno accademico e uno industriale, lavorerà metà del tempo nell'accademia, metà del tempo nell'industria, e ogni 3-4 mesi tutti si incontrano per vedere a che punto siamo nello sviluppo di questo progetto comune. Ecco, questo è un piccolo esempio, ma è solo così, molto spesso, partendo dal basso, partendo dal piccolo, che noi riusciamo a fare le grandi cose. Grazie.